dato la fiaccola collaborando con i marciatori Simbruini che stamattina sono partiti da Norcia. Poi saluto il Presidente della Regione Lazio, onorevole Nicola Zingaretti, ai quali vanno i migliori auguri da parte della nostra comunità per un buon governo della Regione Lazio, che riavvicini i cittadini alle istituzioni. Saluto l'ambasciatore delle Filippine in Italia, che ci ha onorato della sua presenza, l'onorevole Minana in rappresentanza del Parlamento Europeo e i sindaci della Valle dell'Aniene, assieme al Presidente della Comunità Montana e poi naturalmente le autorità civili e militari. Non posso poi che citare gli amici gemellati di Ochsenhausen che ieri sera con la loro giovane orchestra ci hanno diviziato e rendono vivo questo gemellaggio che da più di 24 anni, il prossimo anno saranno 25, dura tra le nostre due comunità. E poi voglio ringraziare pubblicamente tutte le associazioni, le realtà, le persone che con il loro fare hanno contribuito all'organizzazione delle celebrazioni benedettine di questo marzo, in particolare il gruppo Marciatori Simbruini, il Patrocinio di San Benedetto e la Corale Città di Subiaco. Oggi, dopo un lungo peregrinare sui luoghi di San Benedetto, la fiaccola benedettina torna a Subiaco, dove il messaggio culturale e spirituale di Benedetto da Norcia prese ideazione e avvio concreto. Quest'anno i comuni di Subiaco, Norcia e Cassino, uniti da un nuovo e saldo legame, hanno portato il messaggio di pace concepito sull'esperienza di San Benedetto all'attenzione dell'Europa e del mondo, annunciandolo nella cattedrale di Notre Dame a Parigi. Un monito che ha voluto con forza riaffermare alla comunità internazionale la necessità di affrontare questo momento di difficoltà politica, economico e morale del vecchio continente attraverso il principio della fratellanza, della solidarietà, della sussidiarietà fra popoli, comunità e classi sociali. Un messaggio partito dalla culla di quell'idea di condivisione ampia che superasse i confini degli stati per un percorso culturale di comunanza. Subiaco, Norcia e Cassino, le città che Benedetto da Norcia ha scelto per il proprio percorso nella storia, sono oggi chiamati a rivestire con responsabilità il ruolo di ambasciatrici nel vecchio continente del messaggio di unità europea, unico strumento per affrontare con lungimiranza ed efficacia le sfide della crisi che ci impongono ora più che mai il dovere della condivisione, il dovere di superare tutti i pericolosi reflussi di individualismo, di forzata autonomia dei popoli e dei territori, per continuare l'opera di progresso europeo costruito sulla solidarietà, sulla coscienza collettiva, sul principio che il singolo impegno attivo sia molto più determinante se condiviso con altri sforzi che inseguono il medesimo obiettivo. Una concezione del progresso che nacque proprio da Benedetto da Norcia, che attraverso il proprio messaggio culturale e spirituale contribuì in modo decisivo a ricostruire dalle fondamenta la civiltà occidentale, superando le barbarie post-imperiali. Un'idea culturale tramutata in progetto politico da pensatori come Adenauer, Spinelli, Schumann, De Gasperi, dai quali oggi abbiamo l'eredità morale di continuare ciascuno nella propria quotidianità a coltivare quella concezione di progresso innovandola e dando il nostro contributo fattivo. Una necessità di trovare insieme le formule per un vero progresso economico e culturale che oggi riguarda anche i nostri territori, dove per troppo tempo l'individualismo e l'interesse di parte hanno inibito i processi di sviluppo e fatto perdere opportunità e risorse. La Valle dell'Aniene oggi ha bisogno di interventi determinati sulle infrastrutture, sul rilancio vero del turismo, sull'occupazione, sui servizi, per invertire il trend negativo di decremento demografico e tornare ad essere attrattore, ricreando le condizioni affinché le giovani generazioni possano investire la propria professionalità e la propria attitudine sul territorio. Tutto ciò può divenire gradualmente concretezza se tutti gli attori, istituzionali e privati, concertino insieme le linee di sviluppo e scelgano lo strumento determinante della condivisione. Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte con la necessaria regia della Regione Lazio, che in questa nuova fase deve dimostrare di credere in questo territorio ricco di potenzialità,
rimasto troppo a lungo ai margini alle politiche di sviluppo. Subiaco oggi ha bisogno di un nuovo attivismo civile e istituzionale. Stiamo lentamente costruendo finalmente una cultura di condivisione che nella nostra città è sempre mancata, perché gli obiettivi strategici sono stati troppo spesso legati a quello o a quell'altro interesse di parte. È per questo che non posso che ringraziare tutti i cittadini, le associazioni, tutte le realtà che stanno credendo e contribuendo in maniera generosa al cambiamento, tra i quali i volontari civici sono un emblema. Ora dobbiamo però, con il necessario supporto delle istituzioni sovraccomunali, tra le quali ha un ruolo determinante la Regione Lazio, riuscire a superare i problemi strategici della città, senza aver paura delle contingenze negative. L'ospedale di Subiaco, terminare questo periodo di annosa incertezza che perdura da anni, avere finalmente delle certezze su cui ricostruire un clima di fiducia. Un presidio che abbia come elemento qualificante la garanzia dell'emergenza-urgenza. È un ospedale questo che ha caratteristiche logistiche uniche e che deve essere trattato in modo speciale nell'ambito della necessaria riorganizzazione complessiva della sanità regionale. Monte Livata, portare a termine il processo di rilancio già iniziato, adeguando la località dei necessari servizi. Ricollocare la città e il territorio della valle al centro del mercato turistico nazionale e internazionale attraverso processi mirati e coordinati per avere già nei prossimi mesi evidenti ricadute economico-occupazionali come realizzazioni recenti stanno contribuendo a fare. Dalla prossima estate avremo in città i primi gruppi di pellegrini che affronteranno il Cammino di San Benedetto realizzato lo scorso anno assieme alle comunità di Norcia e Cassino. Difendere la risorsa fiumaniene non solo elemento insostituibile del nostro ecosistema, ma risorsa di grandissimo valore sociale ed economico. Rilanciare con adeguati interventi allo strumento urbanistico l'attrattività della città per gli investimenti locali e per flussi provenienti da fuori territorio. Sostenere in modo chiaro e semplice lo start-up di imprese per le giovani generazioni. Un insieme di obiettivi, di processi, di necessità, raggiungibili solo attraverso degli atteggiamenti che dobbiamo avere il coraggio di perseguire, proprio dall'incancellabile esempio di Benedetto da Norcia, per rendere il suo passaggio non una mera testimonianza storica, ma segno concreto della sua eredità. Mettere da parte velleità esclusivamente individuali e mettersi a servizio della propria comunità attraverso la propria professionalità. Scegliere la strada della condivisione, della collaborazione, della solidarietà, della sinergia, scegliendo il bene comune come unica strada per un vero progresso, anche e soprattutto locale, sulle tracce di grandi uomini come Benedetto da Norcia, patrono d'Europa.